Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa live di presentazione del nuovo prodotto DAS Professionista. Oggi sono qui con il collega Andrea e con Piermarco. Vogliamo darvi un'anticipazione. Come tutti voi già sapete, il nostro prodotto uscirà il 7, lunedì prossimo, 7 giugno, ma non resistevamo. Volevamo raccontarvi qualche novità e darvi qualche anticipazione di quelle che sono le novità e le garanzie all'interno del nuovo prodotto. Quindi, cosa abbiamo pensato di inserire proprio per la tutela dei liberi professionisti, degli studi associati e delle società tra professionisti. Ma non voglio togliere tempo ai miei cari colleghi e quindi passo subito la parola ad Andrea Recchioni, Head of Distribution di DAS. Grazie Michela e buon pomeriggio a tutte le persone che si sono collegate con noi per vedere in anteprima un po' il nostro racconto della nuova soluzione DAS Professionista. Per introdurre il tema vorrei farlo definendo un po' il contorno e il perimetro del nostro campo di gioco, sia del mercato della tutela legale in Italia, che in questa slide sostanzialmente ci dice un qualche cosa che trovo davvero interessante e stimolante. La tutela legale ormai da 4 anni consecutivi cresce stabilmente come raccolta premi. Il monte premi è passato da 400 a più di 500 milioni nel giro di soli 4 anni e anche il primo trimestre di quest'anno, i primi dati ANAA ci confermano che questo trend positivo sta continuando. Peraltro si sta accompagnando a questa crescita anche una crescita in linea generale dei rami danni, a dimostrazione che siccome c'è storicamente una correlazione positiva fra rami danni e ciclo economico, l'Italia sta pian piano ripartendo. Quindi al di là della buona notizia per noi di DAS e per quel che attiene la tutela legale, quello che mi piace leggerci dietro è questo. Ora, la tutela legale sta crescendo perché sta crescendo il bisogno e l'esigenza dei nostri clienti e degli italiani in generale di accedere con maggior libertà, sia in termini tempistiche che di risorse economiche, alla giustizia. E la polizza di tutela legale sovraintende principalmente a questo principio. Cresce in tutti gli ambiti, la circolazione, la famiglia, le aziende, ma anche nel campo dedicato ai professionisti. E come vediamo nella slide successiva, guardando a quello che oggi sono i clienti professionisti assicurati con DAS, poco meno di 37.000, scopriamo che ad oggi la parte del leone, forse per evidenti motivi legati anche all'evoluzione normativa degli anni passati, riguarda l'area medico-sanitaria. E una prima domanda che ci siamo fatti, perché altrimenti non possiamo svolgere al meglio quel lavoro sociale che tramite la tutela legale possiamo fare per migliorare la qualità della vita dei nostri clienti, ci siamo chiesti come mai nelle aree tecniche, nell'area fiscale amministrativa in generale, nel mondo delle libere professioni, non c'è una così forte attenzione rispetto a questa tematica. Considerando che negli ultimi anni l'evoluzione normativa anche per altre categorie professionali, quindi non solo la medico-sanitaria, nuove opportunità di business, penso in particolar modo al superbonus, o evoluzioni del contesto socio-economico, faccio riferimento in questo caso in particolar modo a tutto il mondo dei rischi cyber, come il furto di identità, che riguarda quindi una professione non solo medico-sanitaria, ma tutte quante, ci siamo chiesti cosa potevamo fare per migliorare il nostro sistema di offerta, affinché anche le altre professioni siano più attente a questo tipo di soluzione. E abbiamo avuto un confronto interno, ovviamente, ma siccome è importante quando si tratta di fare innovazione e sviluppo includere il punto di vista dei vari stakeholder, abbiamo voluto anche ascoltare la voce degli agenti. Tramite un'indagine che abbiamo fatto sul finire del 2020, la cui estrema sintesi per quel che attiene le tutele dedicate ai professionisti, abbiamo chiesto ai nostri agenti quali sono secondo voi gli elementi che potremmo mettere in campo per migliorare la nostra offerta. Ne cito uno, gli altri li potete leggere tranquillamente, quello che ha riscosso maggior successo, che era ad esempio quello di inserire la retroattività con diverse scelte di opzioni temporali. Quindi diciamo che gli agenti ci hanno dato un loro punto di vista e quando abbiamo chiesto specificatamente quali potevano essere alcune garanzie da inserire all'interno delle condizioni contrattuali, beh, nella slide successiva abbiamo voluto creare un meccanismo di podio. Ci avete raccontato, i nostri agenti, i broker, che la retroattività è quella che ha, diciamo, raccolto il maggior numero di consensi. Evidente che l'attualità ha portato a parlare di garanzie legate specifiche al superbonus e al terzo posto la vertenza con gli enti.
agenti. Quindi la voce degli agenti ci ha un po' raccontato quello che abbiamo sintetizzato in queste due slide, ma era importante includere anche la voce dei diretti, dei diretti interessati, quindi dei professionisti. E quindi qui abbiamo commissionato, tra Michele e la struttura di marketing, un'indagine su 800 professionisti italiani e abbiamo chiesto anche a loro più o meno che cosa si aspettano dalla polizza di tutela legale, qual è oggi il loro livello di copertura sia per quel che riguarda l'RC professionale che la polizza di tutela legale. La cosa interessante dal mio punto di vista è che i professionisti, un po' come ci avevano fatto gli agenti, ci confermano che la pandemia ha aumentato la percezione e la sensibilità rispetto ai rischi legati alla tutela legale. Quando andiamo a guardare quali sono i principali ambiti in cui un professionista necessiterebbe o pensa di aver bisogno di assistenza dal punto di vista di tutela legale, ci hanno parlato di contestazioni fiscali amministrative, ci hanno parlato, e qui il tema del cyber subentra, di furti di identità con ripercussioni sulla reputazione, quindi non tanto è solo una garanzia assicurativa, ma anche magari un meccanismo di servizi che possa tutelarli da dove dovesse mai succedere una cosa di questo tipo, e la preoccupazione perché alcune tipologie di richieste di risarcimento o di indennizzi che potrebbero ricevere potrebbero non essere coperte dalla polizza di RC. E in effetti, se guardiamo i dati immediatamente sotto, scopriamo che se la stragrande maggioranza dei professionisti, la quasi totalità che abbiamo intervistato, ha già una polizza di tutela legale, scopriamo che solo un 45% di loro invece ha pensato di integrare, perché sappiamo che la tutela legale è il perfetto complemento della polizza di RC, solo il 45% di loro ha già pensato di provvedere anche a questo tipo di tutela. Peraltro in molti casi l'hanno fatto con delle garanzie già contenute nella polizza di RC, in molti pochi, e questa è la grande opportunità che abbiamo a disposizione, invece l'hanno fatto con una polizza stand alone. Ecco. Quindi se questa è un po' la percezione dei rischi che ci hanno dato, dal loro punto di vista, che cosa ci hanno raccontato invece in merito a quali sono concretamente le tematiche che si aspetterebbero e su quali necessiterebbero di avere assistenza da parte di una polizza di tutela legale. Per quel che riguarda le fatture e le parcelle insolute, eventuali contestazioni sulle prestazioni, contestazioni per eventuali sanzioni fiscali o amministrative, insomma, come vedete ce ne sono tante che ci fanno capire però che le motivazioni e le argomentazioni su cui possiamo appoggiare un nostro dialogo di vendita con i professionisti sono davvero tante se le conosciamo. E questo è un po' quello che abbiamo visto internamente chiedendo agli agenti e ai professionisti. E adesso lascerei la parola a Piermarco per vedere quanto di tutto questo e come è stato recepito all'interno della nostra nuova polizza DAS professionista. Perfetto, grazie Andrea innanzitutto e buongiorno a tutti. Allora, diciamo che con la creazione del nuovo prodotto professionista abbiamo preso un po' di spunti da sicuramente l'indagine dove ci hanno suggerito alcune garanzie che erano sempre più richieste sia dagli agenti che dai professionisti stessi. Ma abbiamo anche cercato di impostare il prodotto seguendo la logica di DAS in azienda, che devo dire ha riscontrato un buon successo a livello commerciale e di cui siamo anche molto contenti. Allora, però vediamo alcuni dettagli di questo prodotto. Preciso che oggi logicamente non sarà un corso di formazione vera e propria dove daremo tutte le indicazioni di prodotto, ma è una visione di insieme di quello che il prodotto può offrire per così poi invogliarvi a partecipare al nostro corso di formazione, di cui poi Michela vi racconterà tutto. Allora, innanzitutto abbiamo previsto che con questo prodotto si possa assicurare sia il singolo professionista, lo studio associato, come era nel precedente, ma abbiamo preso anche in considerazione, nel caso specifico, le società, perché ormai sappiamo che è sempre più frequente trovare nel nostro panorama economico le società di ingegneria o anche le società tra professionisti. Di conseguenza abbiamo dato questa ulteriore possibilità e l'abbiamo già prevista a livello tariffario. Non solo, sempre più spesso, soprattutto nell'ambito dei commercialisti, c'era la necessità di assicurare anche delle società che svolgono servizi, definiamoli così, paralleli a quello che è il ruolo svolto ad esempio dal commercialista, come ad esempio le società che fanno paghe e contributi, che sono spesso collegate agli studi dei commercialisti, per cui abbiamo previsto anche questa possibilità. Sostanzialmente la logica tariffaria sarà quella che prevede che i singoli professionisti siano divisi in tre classi. La cosa, diciamo così,
bella e anche comoda del nuovo sistema sarà quella che voi individuerete qual è la diciamo la loro la professione svolta, e in automatico il sistema andrà a conteggiare se quella professione rientra nella classe di rischio 1, 2 o 3 e applicherà di conseguenza le maggiorazioni di tariffa previsti. Allora, vediamo un attimo a questo punto però com'è strutturato il prodotto. Anzi no, scusate, prima vediamo un attimo quali sono le principali novità. Allora, le novità. Innanzitutto, come ha detto Andrea, abbiamo recepito qual era l'esigenza fondamentale per i professionisti e anche per voi intermediari. Era quella di avere la possibilità di inserire una retroattività per le garanzie in ambito penale. E qua abbiamo dato un'ampia scelta, perché considerate che uno potrà scegliere sostanzialmente 7 diversi ambiti temporali di retroattività che vanno da 1, 2, 3, 4, 5 o addirittura 10 anni. Quando logicamente abbiamo pensato all'inserimento di questa garanzia, però abbiamo preso anche in considerazione e siamo andati a normare il caso in cui ci sia una coesistenza con un'altra polizza di tutela legale, andando a definire come il prodotto, come questa polizza andrà a, passatemi il termine, lavorare con la polizza precedente, perché altrimenti, sempre sulla base dell'esperienza vissuta, abbiamo visto che spesso si creano delle criticità o contestazioni nel momento in cui ci sono due polizze che sono entrambe operanti sullo stesso sinistro, e quindi abbiamo cercato di normare anche questo aspetto. Importante novità invece nel pacchetto che definiamo pacchetto base, che sostanzialmente è il pacchetto del penale, è l'inserimento di una garanzia legata alle spese che il professionista deve sostenere nel caso in cui così debba subisca il classico processo mediatico, che spesso un professionista coinvolto in determinate situazioni e circostanze viene non solo giudicato nelle aule del tribunale, ma spesso e anche in maniera abbastanza veloce e con un impatto veramente mediatico importante, subisce quello che è appunto il processo mediatico. E noi abbiamo studiato questa nuova garanzia per dare quell'assistenza tramite una società specializzata nella gestione di queste situazioni, che mette a disposizione una serie di consulenti e una serie anche di addirittura giornalisti, per andare a mitigare o comunque a ridurre al minimo l'impatto che questo processo mediatico può avere sulla reputazione del singolo professionista. Perché attenzione, che spesso accade che in questo processo mediatico magari il professionista venga così giudicato già colpevole, quando in realtà poi nell'aula del tribunale, purtroppo a distanza probabilmente di anni, questo professionista viene addirittura assolto. Per cui diciamo che questa è una nuova garanzia che secondo noi potrà aiutare soprattutto quei professionisti che hanno degli incarichi che così possono avere un risvolto anche a livello mediatico. Abbiamo visto purtroppo tutti quanto è accaduto proprio qualche giorno fa con tutti con l'incidente di quella funivia, dove sicuramente ci sono e ci saranno sicuramente anche dei professionisti che magari hanno avvallato i dispositivi di sicurezza, hanno avvallato le procedure, l'omologazione o semplicemente anche la manutenzione. Ecco qua che queste persone che si ritrovano coinvolte in un procedimento penale subiscono anche questo processo mediatico, e l'obiettivo è appunto dare un'assistenza su quello che può aiutare nel
ridurre l'impatto del processo mediatico. Ma poi vedremo nel dettaglio come funziona questa nuova garanzia. Non puoi raccontare i dettagli che non vengono più alla formazione, Piermarco. No, ma infatti io cerco di limitare, perché altrimenti mi verrebbe voglia di raccontare molto di più. Ma è un'anticipazione. Esatto, cerco di sintetizzare, perché sennò ti assicuro che anche sulle altre garanzie che abbiamo cercato e abbiamo studiato, soprattutto questo prodotto vuole essere veramente complementare con la polizza di RC professionale. E infatti siamo andati a creare tutta una serie di garanzie che hanno una operatività che tiene in considerazione come opera la polizza di RC professionale. Abbiamo preso in considerazione le ultime sentenze della Cassazione che hanno stabilito determinati anche aspetti legati alle spese di soccombenza, alle spese di resistenza, e soprattutto abbiamo tenuto in considerazione anche la nostra esperienza vissuta purtroppo su determinati sinistri di responsabilità civile, dove anche qua c'è sempre la possibilità di un conflitto tra l'assicurato alla polizza di RC professionale, la polizza di tutela legale, che vi assicuro non sempre è facile da gestire, sia per l'assicurato, per la polizza di tutela, per la polizza di RC. E vabbè, come probabilmente saprete, è un argomento che è stato ampiamente discusso e dibattuto anche in diversi corsi DAS, però abbiamo appunto preso spunto da tutta questa, da queste dinamiche che abbiamo potuto approfondire per andare poi a creare tutta una serie di garanzie che diventano e permettono alla polizza di tutela legale di essere complementare ad una polizza di responsabilità civile. Ma anche qua, Michela, mi fermo, non dico altro perché sennò ok. Appunto, tra le varie cose importantissime, abbiamo inserito all'interno del garanzie del pacchetto base, che è quello penale, anche il patteggiamento e la prescrizione nell'ambito del procedimento penale di natura dolosa, e abbiamo previsto anche l'anticipo sul penale doloso. Anche queste tutte garanzie nuove che nel precedente prodotto non c'erano. Anche qua, tra l'altro, abbiamo impostato le vertenze contrattuali con i clienti dando una validità territoriale come in DAS in azienda, quindi per tutta l'Unione Europea. E anche in questo caso non c'è più la necessità di individuare le singole sedi, ma sono automaticamente assicurate tutte le sedi dove il professionista svolge la propria attività. Bene. Ecco. Perfetto, soltanto un'ultima precisazione, nel caso in cui, allora, noi abbiamo cercato di individuare tutte quelle che sono le professioni che hanno un ordine o un albo d'appartenenza, nel caso in cui ci fosse un professionista, anche perché sappiamo che questi, soprattutto gli albi, sono in continua evoluzione, c'è comunque la possibilità di inserire il professionista generico, che diventa un'autorizzazione direzionale, e nel caso specifico saremo noi che inseriremo poi la tariffazione e nel caso in cui effettivamente ci fosse la necessità di inserire una nuova professione, interverremo sul sistema inserendo anche la nuova professione. Quindi nessuna paura se per caso non trovate la professione specifica. Ok, in questa slide invece abbiamo semplicemente cercato di riepilogare quelle che sono le 8-9 garanzie aggiuntive che si possono abbinare al pacchetto base. Come vi dicevo prima, il pacchetto base è sostanzialmente la copertura per il penale e le opposizioni alle sanzioni amministrative, che prevedono appunto la difesa nel processo mediatico, ma non solo. Abbiamo inserito anche una nuova, o meglio, abbiamo ampliato la garanzia legata alle opposizioni alle sanzioni amministrative, dove diamo quella che alcuni nostri concorrenti definiscono la fase prodromica alla sanzione, perché ci sono delle situazioni dove prima di ricevere una sanzione l'organismo di vigilanza o di controllo richiede magari delle precisazioni o delle informazioni, e per fare questa, diciamo così, attività preliminare è sempre meglio avere un'assistenza di un legale, perché
magari dando le giuste informazioni, si riesce ad evitare quella che è la successiva sanzione. Per cui troverete anche questa nuova garanzia nel pacchetto base. Per quanto riguarda, io adesso non entro veramente nel dettaglio perché altrimenti toglierei spazio alla formazione, però vi segnalo un'altra garanzia che secondo me è molto importante, che abbiamo inserito nel pacchetto contrattuale, che prevede la gestione di quelle vertenze che possono nascere tra i professionisti che lavorano all'interno come consulenti di studi e che chiedono il riconoscimento dello status di lavoratore dipendente. Abbiamo inserito questa garanzia logicamente sottoponendola alla condizione che il contraente, quindi il professionista o lo studio associato che è il contraente della polizza, vinca la causa, perché altrimenti vuol dire che ha violato la norma e noi staremmo assicurando un comportamento contrario alla norma di legge e di conseguenza non sarebbe molto legale. Di conseguenza, ecco, questa secondo me è un'altra novità importante, anche perché in passato ci siamo accorti che era un'altra situazione che può accadere all'interno degli studi dei professionisti, perché sono delle situazioni che si verificano e accadono. Quindi diciamo che questo prodotto ha cercato veramente di raccogliere un po' tutte quelle che sono le esigenze, tutte quelle che erano state alcune criticità evidenziate negli ultimi anni, e abbiamo cercato di dare una risposta a tutte queste situazioni. Poi, come vi dicevo prima, tutto l'ambito delle richieste risarcitorie e delle inadempienze contrattuali sono state pacchettizzate in modo diverso per permettere al singolo contraente di decidere che tipo e quanta copertura vuole dare come integrazione alle polizze di responsabilità civile. E logicamente abbiamo dato, ecco, altra novità molto importante, che abbiamo inserito anche l'assistenza per l'eventuale vertenza di fronte alla Corte dei Conti nel caso in cui ci sia una richiesta risarcitoria per danno erariale. Anche qua, questo è soprattutto vale per quei professionisti che lavorano nell'ambito del pubblico o comunque si trovano a gestire fondi pubblici, e anche qua c'è la possibilità di dare una retroattività anche per questo tipo di vertenza. Logicamente la retroattività viene parificata, nel momento in cui viene scelta, viene parificata a quella del procedimento penale. Ma anche qua non mi dilungo perché altrimenti entriamo troppo nel dettaglio. Infine, logicamente questo prodotto non sto a raccontarvi quali possono essere tutti gli esempi che possono, diciamo così, soddisfare e possono essere risolti con questo prodotto. Io mi permetto soltanto di sottolineare che questo prodotto è perfetto per l'asseveratore professionista, che in questo momento è sulla bocca di tutti, sia per quegli aspetti di nei confronti dei clienti che chiedono l'asseverazione, dove sicuramente c'è una polizza di RC professionale obbligatoria, anche questa per legge, ma ci possono essere delle contestazioni e ci può essere la necessità anche di avere una polizza di tutela legale, che nel caso specifico va a gestire quelle situazioni di eventuale contrasto o conflitto con una polizza di responsabilità civile. Ma non solo, voi considerate poi tutte quelle professioni o quegli incarichi che hanno i professionisti anche all'interno di aziende, tipo ci sono molti ingegneri che hanno gli incarichi di responsabili della sicurezza all'interno di stabilimenti e quant'altro. Ecco, considerate che l'incarico di RSPP, ad esempio, è coperto dalla polizza del professionista. Di conseguenza, nel caso specifico, se dovesse esserci all'interno dell'azienda dove io ho l'incarico di RSPP un infortunio sul lavoro, ecco qua che la polizza di tutela legale è perfetta per risolvere queste situazioni. Poi, logicamente, non sto a ricordarvi tutte quelle problematiche legate, che addirittura Andrea stava raccontando, legate al mancato pagamento delle fatture o quindi dei problemi degli insoluti, perché questa polizza, tra l'altro con combinazioni più ampie e diverse rispetto alla precedente,
permette di gestire tutte queste criticità. Voi considerate che ad esempio abbiamo creato tutta una serie di pacchetti per garantire le vertenze contrattuali con i clienti, che tra la fase giudiziale e fase stragiudiziale si può arrivare a gestire fino a 18 vertenze contrattuali con i clienti. Per cui è decisamente... All'anno, 18 all'anno, giusto? Sì, 18 all'anno, per cui... Speriamo di no. Vabbè, speriamo di no, ma comunque noi abbiamo anche dei nostri colleghi che si occupano direttamente del recupero del credito, di conseguenza, se mai dovesse capitare, siamo comunque in grado di sopportare questo effort, avendo comunque una struttura dedicata a questo tipo di anche attività. Che devo dire, ancora l'altro giorno che ero in un'agenzia, che l'hanno provata per alcuni clienti, e devo dire che i clienti erano comunque veramente soddisfatti. Quindi diciamo che abbiamo ampliato la garanzia, ci siamo strutturati e speriamo di dare un servizio che sia veramente buono. Perché cerchiamo sempre di risolvere in stragiudiziale, onde evitare che il professionista alla fine della causa sia già fallito, perché poi le cause vanno abbastanza per le lunghe. Cerchiamo sempre nei nostri 4 mesi di definire questi problemi di parcelle che abbiamo visto nell'indagine sui professionisti, che l'abbiamo fatta proprio quest'anno ad aprile, essere il problema più sentito in assoluto. Quindi garanzia assolutamente utile, anche utilizzata, ahimè, Pier Marco, però insomma sicuramente diamo un buon servizio. No, serve anche per fidelizzare, no? Perché magari il penale può essere meno frequente, però qualche rogna contrattuale, penso che anche di questi periodi ci sia un'alta esposizione. Sì, esatto, infatti diciamo che sicuramente l'ambito penale è quello che ti dà maggiore preoccupazione a livello personale, perché comunque ricevi l'informazione di garanzia, sei magari esposto al famoso processo mediatico. Eccolo qua. A questo processo mediatico che viene svolto fuori dalle aule del tribunale, la prima cosa che ti dicono è che sei colpevole, poi come dicevo prima, poi magari il vero processo va avanti nell'aula del tribunale, dopo anni vieni assolto, ma stai pur certo che nessuno quasi lo verrà a sapere, ma tutti avranno nella memoria il primo impatto, l'inizio dell'indagine penale. E appunto questa garanzia vuole proprio dare un aiuto e una mano in questa prima fase, che può essere effettivamente pesante da un punto di vista psicologico, ma non solo, anche reputazionale, perché comunque diciamo che può avere veramente un impatto pesante non solo sull'attività professionale, ma anche sulla vita privata. Ecco perché ci siamo così preoccupati, abbiamo scelto questa società specializzata che gestisce, tra l'altro per anche società molto importanti e quotate in borsa, per cui devo dire che per poterlo fare ha veramente una struttura importante, e così abbiamo deciso di dare un ulteriore aiuto e anche essere più vicini al professionista. Scusa Pier Marco, Link Killer c'è comunque in questa polizza, certo, che abbiamo già investito in azienda. Questo è un ulteriore passo avanti, perché comunque ripulire il web non è facile, sul web ci andiamo tutti, e sicuramente vedere il proprio nome esposto, insomma, quando c'è un'indagine penale, magari essere accusati prima ancora del processo in tribunale, non è poi facile appunto poter dimostrare che in realtà non si c'entra niente. Secondo me il danno d'immagine è molto molto grave, soprattutto in alcune professioni. Esatto, ma infatti qua abbiamo voluto abbinare sostanzialmente questi due nuovi, chiamiamoli così, garanzie o servizi. Adesso bisogna capire quali, se più una garanzia più o servizi, più servizio. Dai. Esatto, più servizio, e logicamente anche qua, avendo avuto un buon successo in azienda, abbiamo voluto replicarlo anche sul prodotto dei professionisti Link Killer, questo servizio di Link Killer, e in più abbiamo aggiungere questo. Esatto. Quindi di fatto, per i nostri intermediari che ci seguono, che conoscono benissimo la DAS in azienda, il pacchetto base del prodotto professionista in più ha questo processo mediatico, che si chiamano spese di litigation PR, pubbliche relazioni, e poi ha la contestazione contro l'ordine professionale, giusto? Giusto. Per il resto... In più hanno il patteggiamento alla prescrizione, certo, e l'anticipo sul dolo nei procedimenti penali dolosi.
Per cui abbiamo creato già un pacchetto decisamente Ampio. ricco e devo dire che anche la tariffa è estremamente competitiva. Vediamo. Eccoci. Eccoci. Allora, beh, innanzitutto vediamo i massimali che partono da, sono quelli sostanzialmente che sono stati già proposti su Dassa in azienda. Il 25, il 50, il 75.000 sono quelli prontamente disponibili per dal sistema, mentre il 100.000 e il 15.000 è un rischio riservato direzione, quindi saremo noi che lo attiveremo nei casi in cui ci verrà richiesto. Voi considerate che la classe di rischio 1, che è quella così meno pericolosa, per un pacchetto base e la massimale base si parte da 100 euro. Per cui rispetto alla precedente tariffa che prevedeva che si partisse, se non ricordo male, da 250 euro, vedete che siamo scesi parecchio. Ma perché facendo le analisi su tutta la nostra statistica sinistri, abbiamo visto che effettivamente c'era una differenza importante in base alla tipologia di professionista assicurato. E quindi abbiamo cercato di abbassare logicamente il premio per quelle che erano delle professioni che sostanzialmente in base alla nostra statistica risultano meno pericolose, mentre abbiamo tenuto comunque un premio, passatemi il termine, contenuto anche per quelle che erano di rischio più elevato. Speriamo che questo prodotto abbia lo stesso così, successo e appeal che ha avuto Dassa in azienda, però a questo punto sarete voi e saranno soprattutto i vostri clienti a dirci se abbiamo centrato l'obiettivo come su Dassa in azienda, o se magari prossimamente dovremo apportare qualche piccola correzione. Speriamo di no, dai. Prodotto Noi nuovo da lunedì, noi. siamo fiduciosi, però non si può mai sapere. Magari poi il mercato con i nostri intermediari ci diranno che magari c'è da qualche dettaglio da migliorare o qualcosa da modificare. Noi siamo sempre così aperti e disponibili a verificare se si può poi effettivamente migliorare, anche perché ormai le nuove normative ci impongono di essere sempre più attenti a quelle che sono le esigenze dei clienti. Di conseguenza, se effettivamente dovessimo riscontrare che c'è qualche criticità o esigenza, vedremo poi di apportare qualche modifica. A questo punto, Michela. Michela, Piero, lascia. una domanda, ma siccome giustamente hai evidenziato il fatto che per un classe 1 con il pacchetto base 25.000 euro massimale costa solo 100 euro l'anno, lo specificherei, perché inizialmente quando io Certo. pensai pensavo che fosse un costo mensile, invece poi ho scoperto che era uguale. Però devo dire che anche sulle classi 2 e 3, se non leggo male la slide, alla fine stiamo parlando di 120 e 135 euro l'anno, quindi diciamo che per avere una buona copertura di base, anche sulle classi più rischiose, spero di poter dire, senza offendere nessuno, che è abbordabile per qualunque tasca e qualunque categoria professionale, mi verrebbe da dire. Secondo noi sì, e infatti il nostro obiettivo è abbiamo creato anche una tariffa abbastanza aggressiva, perché secondo noi comunque questa copertura del pacchetto base può essere estremamente interessante. Secondo noi è molto vendibile, ma perché le esigenze ormai di copertura per gli ambiti penali, anche per i professionisti, sono sempre più sentite. E di conseguenza abbiamo così cercato di invogliare l'acquisto tenendo una tariffa per, secondo noi, molto competitiva. Tariffa aggressiva che deve essere accompagnata dalla determinazione dei comportamenti dei nostri intermediari, che sono sicuro non mancherà, perché Ma no, ma sono sicuro che assolutamente saremo no, grandi guarda. risultati grazie a questa innovazione di prodotto che avete preparato. Ma soprattutto, guarda, noi siamo convinti che in questo momento in cui si parla tanto di ecobonus, sisma bonus, attività dell'asseveratore, dell'ingegnere e quant'altro, secondo me, questo potrebbe essere veramente un prodotto molto interessante. E attenzione, visto che gli asseveratori sanno benissimo che di fianco alle eventuali responsabilità civili, di cui hanno già una polizza di responsabilità civile obbligatoria, hanno anche delle responsabilità penali perché nel caso in cui venga accertato che l'asseverazione non è stata fatta a regola d'arte, potrebbero incappare in un procedimento penale. Per cui, secondo noi, potrebbe essere estremamente interessante proporglielo.
Michela, a questo punto lascio a te la parola per Per la la parte conclusiva, presentazione, dai. ma soprattutto per la parte di corsi e di quant'altro che così i nostri intermediari possono partecipare, a cui possono partecipare. Benissimo, grazie Piermarco. Comunque l'indagine agenti che non siamo riusciti a presentarvi, quella che avevamo fatto a fine anno, segnalava anche tra i principali target dove era vista un potenziale di crescita, il 30% mi sembra della rete ha espresso proprio il ruolo del libero professionista. Quindi speriamo con questo prodotto di dare una risposta efficace a queste nuove esigenze. A livello di strumenti marketing avete già ricevuto insieme alla circolare la lettera di presentazione del prodotto. Che vedete, abbiamo ripreso anche qualche concetto durante la presentazione di Piermarco, che abbiamo voluto davvero sintetizzare perché questo non era sicuramente la sede per presentarvi tutti i dettagli. E la lettera di presentazione è a vostra disposizione, da lunedì poi la caricheremo sul nuovo DAS Portal e quindi la troverete disponibile sia in formato digitale ma anche in formato cartaceo tramite l'e-commerce, la potete ordinare e la riceverete direttamente in agenzia. L'altro strumento a cui io e Andrea siamo particolarmente affezionati, perché devo dire che qui Andrea l'ha fortemente voluto, è stato un lavoro di squadra tra marketing e distribution, ed è il film di vendita. Perché il film di vendita? È una brochure che abbiamo già creato sia nell'ambito circolazione stradale e sia nell'ambito dell'azienda, quindi per il mondo delle imprese, perché noi riteniamo che ogni giorno qualsiasi cliente, l'agente o il broker incontri, abbia bisogno di avere una copertura anche di tutela legale e che quindi la tutela legale si integri perfettamente con qualsiasi altro ramo. Quindi in questo film di vendita legato al mondo dei liberi professionisti abbiamo presentato innanzitutto i casi pratici, perché abbiamo visto che anche durante le formazioni ci chiedono sempre dei casi concreti, no? Che poi servono durante la trattativa. E poi abbiamo raccontato come si integra perfettamente con quello che è appunto ciò che si vende principalmente, no? L'RC, in questo caso stiamo parlando anche di un prodotto che è obbligatorio, l'RC professionale, e quindi assolutamente perché non abbinarci una bella tutela legale per dare una garanzia più completa e una sicurezza a 360 gradi. Inoltre abbiamo aggiunto anche una sorta di risposta alle obiezioni per ogni prodotto. Abbiamo cercato un po', interrogandoci anche con i manager di zona che poi sono sul campo insieme a voi e spesso vi affiancano anche nelle trattative, di capire quali sono un po' le principali obiezioni che vengono sollevate e di provare a dare delle risposte. Quindi, film di vendita è disponibile anche questo, sia in formato digitale sia in formato cartaceo, sempre sul nuovo portale, quindi da lunedì. E potete sfruttarli, utilizzarli per necessità di personalizzazione che doveste avere. Magari qualcuno vuole all'ordine di un certo tipo promuovere solo il pacchetto base o valorizzare una garanzia piuttosto che un'altra. Potete tranquillamente scrivere marketing@das.it, ci esprimete le vostre esigenze. Come sapete, con SLA di servizio di eccellenza vi risponderemo e vi manderemo insomma il materiale personalizzato per le vostre trattative o per le vostre singole convenzioni o esigenze. Per quanto riguarda la formazione, molti di voi immagino che si siano già iscritti, purtroppo non potete farlo oggi perché, come sapete, il nostro portale è fermo per la migrazione, ma eventualmente fatelo lunedì, c'è tutta la giornata di lunedì. Abbiamo aperto intanto 4 aule, quindi rilasceranno 2 crediti formativi validi ai fini IVAS e poi sicuramente registreremo anche un corso di formazione a distanza qualora non riusciste a partecipare a una di queste 4 aule. Sarà sempre tramite il solito portale, quindi il nostro portale della formazione IVAS. Solito cambierà perché ovviamente l'accesso sarà tramite il nuovo, però poi insomma l'ambiente che troverete è sempre quello di Adobe Connect e sempre insomma la solita piattaforma di formazione. Qualora aveste delle domande, purtroppo in questa sede oggi ci tenevamo troppo a spoilerarvi il prodotto, a raccontarvelo in anteprima, ma sicuramente non è questa la sede per poterle fare, però se avete delle esigenze particolari, qualcosa che volete approfondire che non riuscite a resistere, scrivetemi pure, vi ho messo il mio indirizzo personale, così sicuramente intanto mi farò parte attiva per parlarne con i nostri formatori Vito e Andrea, così in aula si potranno approfondire quei determinati argomenti. Oppure comunque potremo sicuramente darvi risposta in tempi brevissimi per soddisfare le vostre ulteriori curiosità. Noi abbiamo finito, i colleghi se vogliono aggiungere qualcosa, siamo stati nei tempi che ci eravamo dati e dite anche voi, non so Andrea se vuoi concludere tu. Beh, intanto un buon inizio di giugno a tutti quanti, visto che insomma, con oggi inizia il primo mese di estate e spero, anzi sono sicuro che con il caldo che inizierà ad arrivare riscalderemo ulteriormente gli ottimi risultati che grazie a tutte quante e tutti quanti voi siamo riusciti a realizzare finora. In bocca al lupo e all'avviso del primo semestre e a risentirci presto.
Ciao a tutti, buon pomeriggio, alla prossima. Grazie. Ciao, ciao, ciao.